istituzionale introdotto da Nestor Kirchner non ha sviluppato riforme sistemiche capaci di produrre le necessarie trasformazioni strutturali in un paese come l'Argentina, fondato sulle regole del liberalismo. Praticamente Nestor e Cristina Kirchner non hanno mai voluto superare i limiti del capitalismo argentino, liberando lo Stato, le istituzioni e quindi la società dai ricatti e dalle rapine effettuate dai gruppi degli oligarchici agrari, industriali e dei media, dei magistrati, delle sette massoniche che si sono comportate alla pari delle cosche mafiose. Per compensare questa rinuncia, il kirchnerismo ha soddisfatto alcune rivendicazioni popolari storiche, come il processo contro i principali capi della dittatura militare, il distanziamento dall'area del dollaro e quindi dagli Stati Uniti, dicendo no all'ALCA, la renazionalizzazione dell'impresa pubblica di petroli IPF e il pagamento di un salario minimo sociale, grazie al quale poi scomparse il movimento popolare dei picchetteros. In pratica, il kirchnerismo ha favorito la ripresa economica del capitalismo argentino, anche se non si è accorto che la classe padrona si stava dotando di una nuova verginità politica con cui tornare ad attaccare le istituzioni con Maurizio Macri. In questo modo, la nuova destra, le multinazionali e l'imperialismo degli Stati Uniti riconquistavano il potere senza dover ricorrere al colpo di Stato. Un contesto politico che il kirchnerismo e il cosiddetto peronismo di sinistra hanno sempre sottovalutato, a differenza dei gruppi del movimento popolare che non dipendevano dai compromessi istituzionali e che hanno sempre denunciato la penetrazione del gorillismo nella nuova destra di Maurizio Macri. Infatti, la Smart della Plaza de Mayo denunciarono l'operato di Maurizio Macri, sindaco del comune di Buenos Aires, associandolo a Berlusconi, che in quell'epoca aveva offeso l'Argentina dicendo la solita frase da fichetto idiota: i militari offrivano un passaggio aereo ai terroristi per andare al mare. Desde esta plaza, con nuestros hijos, todos los jueves, todos juntos, compartiendo nuestra lucha revolucionaria, la de siempre, le decimos: Berlusconi, sos un mal parido. Quali sarebbero i motivi politici e congiunturali che hanno determinato la vittoria del neoliberista Maurizio Macri e quindi la sconfitta peronista Daniel Scioli, candidato della presidentessa Cristina Kirchner? Per parlare della vittoria del macrismo bisogna parlare del filo imperialismo e del neoliberismo. La vittoria neoliberista di Macri porta ovviamente ad una sconfitta da parte di quello che è stato il kirchnerismo. Innanzitutto voglio parlare dei dati, cioè diciamo che si parlava all'inizio di una vittoria, chiamiamola così, di Macri di poco conto, invece poi i dati definitivi hanno portato quasi al 54-55% Macri nel voto finale. E anche se poi, diciamo, sullo spoglio successivo è stato messo in evidenza che quasi il candidato, diciamo così, del kirchnerismo arriva al 49%, per cui la vittoria c'è, ma una vittoria abbastanza ristretta definitivamente. Va riconosciuto però che Macri ha vinto perché ha saputo essere il candidato un pochettino di tutta la destra, del centrodestra, dei moderati, oltre che dei reazionari. Il risultato interrompe un filone di tre vittorie consecutive ottenute dal punto da quello che viene chiamato il fronte della vittoria, cioè il partito fondato da Nestor Kirchner nel 2003, con cui si elesse appunto presidente lui, e alla sua morte fu diretto poi dalla moglie, da Cristina, che ha stravinto le ultime due elezioni. La Costituzione argentina non permetteva a Cristina di presentarsi a una terza elezione, per questo fu scelto Daniel Scioli come candidato. Onestamente, proprio per parlare, cioè proprio fuori dai denti, lo dico con rispetto ovviamente di tutti, però Scioli era estremamente debole come candidato, sia a livello politico ma soprattutto non esercitava una leadership importante anche di carattere personale, quella, diciamo così, che
potrebbe essere identificata come le leadership dell'America Latina, dove in America Latina la funzione appunto dell'uomo, del candidato forte, di chi interpreta la volontà popolare è estremamente ancora importante. Questo esiste un po' in tutte le democrazie partecipative, fate conto anche in Bolivia con Evo Morales, nel Venezuela di Chavez e poi di Maduro, nell'Ecuador di Correa, anche a Cuba, nel Nicaragua. La leadership è molto legata anche alla persona, al compagno che si identifica col suo carisma, con la volontà popolare, che ha la morale, l'etica e la volontà proprio per mettere in movimento quelle dinamiche, quelle aspirazioni che sono poi i bisogni di un popolo. Onestamente Scioli non aveva questo, mentre lo aveva Cristina. Comunque tutto quello che dico oggi non è però una giustificazione della sconfitta di Scioli. Questa sconfitta segna di fatto anche la fine del kirchnerismo, in quanto fine di un ciclo storico, un ciclo veramente politico dell'Argentina, che ha rappresentato una durissima sconfitta del fronte democratico progressista in Argentina, e questo può determinare sicuramente, già le sta determinando, alcune ricadute non solo diciamo in Argentina ma per l'intero processo progressista dell'America Latina. Ci sono comunque una serie di fattori che io vorrei considerare prima di arrivare a valutazione, eccetera. In Argentina ben 11 milioni appunto di abitanti hanno votato per il candidato del Fronte della Vittoria, perché sono coscienti che comunque il governo di Cristina ha ridotto notevolmente il peso del debito estero, ci sono stati dei risultati estremamente positivi nello stato sociale, pensate all'educazione, alla salute pubblica, anche all'innovazione tecnologica, alla ricerca scientifica, perché nonostante le contraddizioni che qua qualsiasi processo ha, il governo di Cristina ha dato molta attenzione al sociale, all'economia pubblica. È sufficiente per esempio ricordare che con le nazionalizzazioni, il processo di nazionalizzazione che ha messo in essere la grandissima impresa del petrolio, la YPF, Yacimiento Petrolifero Fiscale, si è sviluppato un indotto di nuove imprese pubbliche, quindi una catena lunga del petrolio, quindi di nuove imprese pubbliche che hanno contribuito molto, diciamo così, a definire l'agenda di un nuovo sviluppo, una modalità, chiamiamola così, di progresso, che ha dato all'Argentina la possibilità di uscire da una crisi tremenda, ricordate quella del 2001, riconosciuta a livello internazionale, che è stata la crisi la stessa, con le stesse modalità che stiamo vivendo qui nel sud Europa, i PIGS, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, cioè l'area mediterranea, per colpa delle politiche appunto della troica europea, mentre lì l'Argentina era stata soffocata dalla troica americana, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e Stati Uniti.